la situazione lato cortile, quindi la grandinata lato cortile di dove abito. Quindi devo fare attenzione, un chicco di grandine ha colpito il vetro del telefono, per fortuna non l'ha rotto, però grandinata comunque violenta. Quindi ci tengo a dire, non è neve dove sono i cassonetti, ma è grandine. E adesso sta continuando, si riempirà. Se avete bisogno di riparare macchine grandinate, contattatemi, sia che siano assicurate, sia che non abbiano l'assicurazione. Queste sono le dimensioni dei chicchi di grandine, vi faccio vedere. Quindi questa è la grandine che ha fatto. Sono ormai 6-7 minuti che grandina. Se vi interessa seguire i corsi sulla riparazione, contattatemi tranquillamente. Magari una macchina completa non riuscite subito a ripararla, però riuscite, se siete carrozzieri, a migliorarla in maniera da utilizzare poco fondo e da poterla verniciare. Queste sono le grandinate che in genere tutti gli anni ci sono a Torino. Sono grandinate che non spaccano i vetri delle macchine e che il più delle volte, anche se sono grandinate che creano danni medio grandi come in questo caso, il più delle volte le macchine si riescono a riparare senza doverle verniciare. Quindi questa è la situazione. Io vi chiamo in questo caso da Torino, vi mando questo video, vi faccio questo video da Torino Centro, quindi città di Torino, molta umidità, calore caldo insopportabile e questa è la situazione, poi inizia a piovere, cumulo nembi, grandine. E qua io pensavo terminasse mentre continua, cioè sono 8 minuti, continua a grandinare. Faccio vedere sul balcone di casa mia. Adesso sembra terminare. Adesso vediamo se continua quella situazione, sembra terminare, quindi pochi minuti che però hanno fatto danni. Macchina parcheggiata fuori, la mia, macchina che uso per lavoro, avrà fatto qualche danno. Si riparerà ovviamente quando ho tempo libero, la riparo. Quindi adesso poca grandine, più che altro pioggia, grandine scaricata completamente sul terreno, purtroppo sulle macchine. Dico purtroppo in generale, poi un levabolli ovviamente. Come lavoro a questo, quindi per un levabolli se grandina non è poi uno svantaggio, però comunque il vantaggio per tutti, per levabolli e per i clienti, è che le macchine si riparano il più delle volte senza verniciare, quindi il danno c'è, però è un danno comunque riparabile con questo tipo di grandinata. E ci vediamo nei prossimi video, contattatemi per i corsi se avete macchine che volete riparare o se siete assicurazioni con notevoli quantità di auto, siamo vari levabolli, si riparano tranquillamente. Ci vediamo nei prossimi video. Ancora un attimo, vi faccio vedere. Bon, direi che col caldo la grandine si sta anche sciogliendo.
quindi i danni che doveva fare li ha fatti, speriamo non grandini di nuovo. Ci vediamo nei prossimi video.